Bortoletto si è fermato ai box, vediamo purtroppo quello che è successo. Ah, se l'ha persa in uscita curva, sì, e è, dopo è andato coinvolto sul dosso ed è rientrato in pista, sì, mentre arrivava il gruppo. E qui, diciamo, sia stato molto patatrano, fortunato, sì, il pilota coinvolto. Quindi addio ai sogni di gloria per Ugran, per Jasmine Ferrati che stava risultando bene, e naturalmente per Čovanek che poi è uscito, ma credo sia uscito alla Villeneuve, no, proprio si è toccato poi con Sebastian Montoya. Sì, con Sebastian Montoya che stava tentando di recuperare. Ricordiamo che Sebastian Montoya, molti piloti sono nervosi, anch'io nel kart fino all'anno scorso ero veramente nervoso durante le gare e tendevo a fare errori, poi dopo col tempo, con l'esperienza, ho imparato a gestire la tensione e sì, c'è stato un grosso miglioramento. Qui c'è l'errore di Bjanovic che però era stato già toccato in precedenza e credo che si sia preso leggermente Comini all'uscita del tamburello, poi qui c'è l'errore di Crawford. Crawford, e che forse Crawford prima della Villeneuve aveva già perso l'ala. Sì. C'è un contatto con Rosso a sì, e Valint. Adesso sì, Vance e Valint. Vediamo che cosa è successo, ma devono essere si sono toccati in staccata con Simonazzi che è reduce da una bacia, anche una terza di perché Crawford si è girato, sì, infatti è sì, come avevo pensato che